Siamo qui, il nostro cammino continua, la quarta puntata del Camminiamo Insieme. Questo cammino di preparazione alla Pasqua, un cammino di ascolto del Vangelo delle domeniche della Quaresima e della Domenica della Resurrezione. Domenica ascolteremo il Vangelo di Giovanni, conosciuto come il Vangelo del cieco nato. Domenica anno liturgico, anno A. Domenica del Gaudio, della gioia, domenica della festa. E davvero gli occhi chiusi si trasformano in occhi aperti, occhi che incontrano il Signore, occhi della festa. Buon ascolto a te, buon ascolto a voi. Ciao. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina. Alcuni dicevano: È lui. Altri dicevano: No, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: Sono io. Allora gli domandarono: In che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango. Me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: Va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: Dov'è costui? Rispose: Non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Cristo aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: Come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: È un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo, chiedetelo a lui. All'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: All'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli risposero: Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: Suo discepolo sei tu, noi discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Allora
rispose loro quell'uomo. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati, insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse, è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che non vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei, che erano con lui, udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi, non aveste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi doni la sua pace. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo di Giovanni, il Vangelo del cieco nato, il Vangelo della quarta domenica di Quaresima, il Vangelo dell'anno liturgico anno A. Il cammino che stiamo facendo in preparazione alla Pasqua è un cammino prettamente catecumenale. In antichità erano i Vangeli che preparavano il singolo a ricevere poi la notte di Pasqua il battesimo. E per noi questo è un motivo di riscoperta della nostra fede, e per noi è un motivo di riscoperta del nostro cammino verso la Pasqua. Anche noi siamo chiamati in queste domeniche di Quaresima a camminare verso il Tabor, a salire il Tabor per riscoprire la bellezza. Ed è lì, folgorati dalla luce, che dobbiamo gridare forte, abbiamo sete, dacci la possibilità di dissetarci di quest'acqua che solo tu ci puoi dare. E poi il passaggio successivo che vivremo questa domenica, il passaggio dalle tenebre alla luce, una luce nuova, un uomo cieco rivede la luce, riapre gli occhi per poter guidare al Signore forte, dammi la possibilità di vederti negli occhi, di contemplare il tuo volto. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo conosciuto come il Vangelo del cieco nato, mette in risalto una difficoltà, la difficoltà dell'uomo che non vede. Ai tempi di Cristo la cecità era vista come un peccato grave. L'uomo aveva peccato, Dio lo punisce privando della vista. Aveva peccato lui, avevano peccato i suoi genitori. Il rabbì afferma con forza che i suoi genitori non hanno peccato. Ma alcuni rabbini della scuola antica affermano che forse quest'uomo aveva peccato sin dal grembo materno, quindi una tradizione che si tramanda, e ci troviamo di fronte ai discepoli che chiedono al Signore, Signore, ma ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori? Una domanda questa orribile, domanda che noi spesso facciamo. Perché orribile? Perché ci mostra mette in evidenza un Dio che non è il Dio che Cristo ci fa notare come il Padre buono, il Padre misericordioso. Quasi i discepoli ci presentano quel Dio che punisce, che condanna, quel Dio severo, quel Dio cattivo, punisce un uomo, punisce un bambino, perché? Perché ha peccato lui, perché i suoi genitori hanno peccato. Quasi come noi tante volte, Dio, perché ti sei allontanato da me? Dove sei? Perché io non riesco più a vederti? Ed ecco che il Maestro Gesù Cristo interrompe i discepoli dicendo che non hanno peccato né i suoi genitori né lui, ma il disegno di Dio doveva manifestarsi in questo modo. Il cammino di preparazione alla Pasqua ci fa comprendere ancora una volta di quanto è grande e buono Dio Padre, di come l'amore di Dio Padre verso di noi è un amore tenero, è un amore immenso di bontà infinita. Non abbiamo tempo per commentare tutto il Vangelo, quindi ci soffermiamo su piccole parti. Innanzitutto questa prima domanda di interrogazione e poi la risposta del Signore che fa cambiare totalmente visione, non solo ai discepoli di allora, ma fa cambiare totalmente visione a noi oggi. Il nostro corpo, un corpo bello,
che sa raccontare le meraviglie di Dio, un corpo armonioso con la nostra persona, un corpo capace di dire quanto è grande la creazione, un corpo capace di dire che Dio ci rende belli, perché Lui ci vuole degli essere belli, ma un corpo non perfetto, siamo creature, non siamo divinità, siamo creature, quindi il nostro corpo può avere un difetto e non per questo va detto che Dio ci punisce e ci condanna. Questo uomo è davvero l'immagine della solitudine. L'uomo del Vangelo, il cieco nato, è l'immagine del silenzio, della solitudine, della privazione dell'amore dei fratelli. Chissà quante volte passando per strada è stato criticato, è stato giudicato, è stato condannato. Lui che era maledetto, lui che era sconfitto, lui che era un perdente, lui che era un peccatore. Lui, la cui dignità è stata stravolta dal giudizio degli altri. E quindi penso che il cieco ci mette di fronte a questa realtà. Noi, come ci poniamo nei confronti dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, che per noi sono diversi? Il nostro giudizio a volte rovina le altre persone. E poi il passaggio successivo. Che cosa fa il Signore? Avete notato i gesti che Cristo compie? Prende del fango, impasta, lo spalma sugli occhi, una nuova creazione. Il fango ci ricorda la creazione, il cieco nato ci richiama ad una nuova ricreazione. Questo perché quando noi viviamo nel buio, quando siamo nelle tenebre, quando siamo nel peccato, il Signore ci ricrea, ci ridona una vita nuova, ci dà la possibilità di vedere con occhi diversi, gli stessi occhi che ha contemplato Francesco nell'icona del crocifisso di San Damiano. Quando Francesco arriva lì in questa chiesetta diroccata nel buio, guarda Cristo negli occhi e quegli occhi gli parlano, gli dicono va e ripara la mia casa. Gli stessi occhi che Chiara chiede di mettere di fronte al crocifisso, quando Chiara dice con forza ad Agnese colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità, è da quello specchio che nasce la luce nuova. Cristo guarda negli occhi, impasta del fango, lo mette sugli occhi del cieco, gli ridona una nuova dignità. Il cieco nato acquista una dignità nuova. Un passaggio successivo è il correre di quest'uomo ad annunciare le meraviglie che Cristo ha compiuto nella sua vita. Gli viene detto al cieco chi era, chi è costui. Il cieco dice una cosa importantissima: io non so se la persona che mi ha guarito è un peccatore, so solo che mi ha ridonato la vista. E per questo io credo, per questo io credo, Signore, perché Tu mi hai salvato, Tu mi hai guarito. Che cosa ci viene chiesto infine in questa ultima domenica di Quaresima, che noi conosciamo anche come la domenica del gaudio, della gioia, di andare lontano e testimoniare. Il cieco nato a un certo punto dice: volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Sta dicendo: io ho sperimentato le meraviglie che Cristo compie nella vita mia e di tutti noi, ho capito che cosa significa non vedere e rivedere, ho capito che cosa significa quando mi viene detto che Dio è Padre e mi ama, volete sperimentarlo anche voi? E gli disse: Signore, io credo. In definitiva, che cosa siamo chiamati a fare noi quest'oggi? Siamo chiamati a porci un attimo un interrogativo: chi vogliamo essere? Vogliamo essere i farisei, quegli uomini che fanno finta di credere ma che nelle opere non credono, che fanno finta di sapere tutto ma che in realtà sono lontani da Dio? Vogliamo essere quegli uomini, come definisce Papa Francesco, quei cristiani da salotto, quegli uomini che vivono una Quaresima senza Pasqua, oppure vogliamo essere il cieco che sperimenta il buio, la solitudine, la cecità, il peccato, ma che sa abbandonarsi nelle mani di Dio e l'abbandono lo riporta a rivedere. Signore, io ho visto, per questo credo. Signore, io ho visto quando Tu mi ami. Il cieco può gridare forte: credo, perché si abbandona fiducioso nelle mani di Dio, si lascia plasmare questa nuova creazione, una nuova creatura, una vita nuova, una nuova dignità. Come il cieco è abituato nel buio del silenzio a riascoltare i rumori, abituiamoci anche noi ad ascoltare la voce di Dio, ad ascoltare la sua parola. Per un istante questa domenica chiudiamo gli occhi, viviamo la situazione del buio e riapriamoli vedendo la luce nuova della vita, questa luce che ci fa gridare con forza: Signore, io ti adoro, io ti credo, perché Tu mi liberi dal peccato, Tu liberi il mio male e mi dà la possibilità di essere una nuova creatura, una creatura amata.
È vero allora sì che possiamo correre come il cieco e dire venite anche voi a sperimentare la bellezza. È lì che possiamo vivere la quarta domenica della gioia, la gioia dell'incontro, un incontro bello con Cristo che ti ridona la vita. Il Signore Gesù Cristo che guarì il cieco nato possa vivere in noi, possa darci oggi l'auspicio di San Paolo. Paolo che dice svegliare chi dorme e farci risorgere da morte. Cristo ci illuminerà. Il Signore vi dia pace. Il passo del Vangelo che abbiamo ascoltato ha come tematica fondamentale quelli che sono gli occhi aperti del cieco, ma anche gli occhi del Cristo che si avvicina a lui e lo converte, augurandogli speranza, una speranza di vita, una speranza di concretezza del suo testimoniale. Attraverso i suoi occhi e la presenza di Cristo nella nostra vita, noi siamo a un passo dalla salvezza. Siamo a un passo perché il restante operato tocca a noi, attraverso l'ascolto della parola, attraverso appunto quello che è un percorso che è espresso dall'articolo 6D del nostro culto. Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all'Eucarestia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo. L'ascolto della parola di Dio, la preghiera e la contemplazione sono degli strumenti che ci aprono gli occhi, ci illuminano, ci trasformano, ci rendono unici, vivi, all'interno di quel percorso che è la fraternità, e ci consentono soprattutto quello di raggiungere quelle che sono le possibilità, realizzare gli obiettivi che il Signore nella vita ci consente di poter realizzare. Soprattutto, come dicevamo anche prima, gli occhi sono simbolo di Cristo e la Quaresima ci dà una grande occasione, quella di poter camminare, di vivere un percorso di discernimento importante, con la consapevolezza che gli occhi del fratello che è accanto a noi sono gli occhi di Cristo. Buon cammino a tutti voi.